chiave che gira, motore che si scalda. Lancette che reagiscono e sensibili indicano il risveglio di un'auto davvero speciale. Si tratta di una vettura d'epoca, pronta, assieme ad altri due esemplari di età diverse, ad un viaggio molto particolare. Le mete sono i luoghi di paesaggi di Calabria, in un itinerario inedito e singolare quanto gli affascinanti mezzi di trasporto. Niente auto superstrade, ma solo percorsi interni, fatti di curve che costringano a rallentare, affinché ogni tornante sia il sipario mobile di uno spettacolo diverso. Anche l'equipaggio è assolutamente d'eccezione. Un gruppo di giornalisti svedesi alla scoperta della Calabria come possibile futura meta del turismo scandinavo. E l'esplorazione avviene a bordo di auto che sono un gioiello, letteralmente sulle ali del tempo ed in luoghi senza tempo, tra il blu del mare e del cielo ed il verde della vegetazione lussureggiante. Si arriva in centri storici che sembrano trovare più gentile la mini invasione di auto d'epoca. L'idea è dei tour operatori italo-tedeschi della Meridiano 16 che dai primi anni 90 hanno scelto la Calabria. Siamo a bordo di questa splendida auto d'epoca. Qual è l'itinerario immaginato, la Calabria che volete mostrare, l'altra Calabria? Sì, diciamo quella un po' più sconosciuta, quella che lambisce le coste. Infatti Meridiano 16 ha fatto sempre della riscoperta, del piacere di guardare, di ascoltare un punto fermo, per cui l'utilizzo di queste macchine propone di rallentare, propone che ogni gesto anche non sia più meccanico ma sia sempre pensato. Questo induce a rallentare e a potersi guardare intorno. Noi abbiamo la maggior parte dei nostri turisti ancora del nord Europa, però siamo presenti con il tour operator in tutti quanti i paesi e abbiamo anche viaggiatori ovviamente in Italia. Questa è una cosa che possono fare tutti e il vantaggio è che le macchine sono qui già pronte per essere, per partire, quindi possono venire da tutte le parti per venire direttamente nel viaggio. Si parte in una carovana come in un rally praticamente. E gli svedesi hanno apprezzato questo viaggio che unisce l'avventura di un rally alla perfetta organizzazione garantita da un'assistenza continua. Le pause si sfruttano per l'attività di vero reporter, taccuino e penna alla mano. Ma poi si tratta soprattutto di respirare profumi, raccogliere sensazioni, incontrare la gente. Se si viaggia da turista è davvero molto difficile che si possa vedere questi posti. È davvero un modo unico di viaggiare con queste auto per vedere villaggi, parlare con la gente. Pensa che gli svedesi potranno trovare interessante questo tipo di viaggi? Penso proprio di sì, non solo perché amano molto le auto d'epoca, ma anche perché questo è l'unico modo per entrare davvero in contatto con la natura e la cultura. Sì, penso che li troveranno interessanti. Si entra davvero in contatto con la natura, si colgono gli odori, i profumi, ma poi si può cogliere anche la cultura. E allora, cosa scriveranno sui loro giornali? Cerco di scrivere che è un posto non tanto conosciuto per i svedesi, che è proprio vale la pena andare. La Sicilia, per esempio, che è vicino, è più conosciuto. Però secondo me c'è una natura e una storia qui che è ancora anche più affascinante, però meno conosciuta. E questo spero che tanti svedesi vengano per vederlo. Sì. I really want to... Penso che scriverò di ciò che non si può toccare, della natura ma anche della cultura immateriale, di questi paesaggi che confinano con il blu del mare, ma anche del fatto che 10 minuti dopo si possa arrivare in splendidi centri storici. È questo ciò che più mi ha colpito.